Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Art. Allora, dovete perdonarmi innanzitutto se nello scorso episodio non ho fatto il saluto e 2 episodi fa non vi ho salutato alla fine. Ma quello era previsto per essere un unico episodio, non mi ero reso conto che era durato così tanto. Stiamo andando verso un osservatorio, ragazzi, vi faccio vedere un po'. L'osservatorio è qui sopra. Però si sentono rumori di battaglia. Vacca troia dei colossi! Deve essere Rocca Pietra sulle. A chi nella stanno attaccando? Siamo spacciati! No, tranquilli, amici. Già neva che ce la siamo data a gambe. Possiamo farcela! Vieni, vieni! Minchia! Suga! Allora, quella parte di sotto è vulnerabile. Beccati questo. Vacca troia. Beccato. Bella. Che cosa gli ho fatto? Che cosa gli ho tolto? La batteria. Si è spostata all'ultimo. Addio, idiota. Attenzione, curiamoci. Beccato. Si sposta sempre all'ultimo. Andate via di qua. Mamma mia. Occhio. Preso. Gli ho tolto la batteria. Ultimo colpo. Aia. Veloce. Aia. Mamma mia, mi ha tolto metà vita. Crepa. Com'è che si muove sempre sto coso? Crepa! No, non l'ho beccato! Oh, mamma mia, che sassata mi ha tirato! E ora scopriamo. Vaffanculo! Che cos'ha? Mamma mia, che combattimento! Benvenuta a Rocca Pietra Sole. Dovresti parlare al custode Gianetto. Sì, però io volevo andare a vedere l'osservatorio. Ci andremo dopo, dai. Siete esposti, magari. Raccogliamo un po' di robaccia. Vabbè, andiamo dentro. Ok. Ok ragazzi, siamo entrati a Rocca Pietra Sole. Noi abbiamo una cassa di scorta, io andrei a sgraffinarla subito. Grande, abbiamo una cassa. Cazzute sportiveggiante. Abbiamo scoperto mercante. Ottimo, allora questo possiamo vendere qualcosina. Questa. Allora, arco, arco. Lanciacorde delle ombre. Ecco, questo qui non ce l'ho, ragazzi. Questo è un lanciacorde che praticamente immobilizza le macchine. Vedete? Ecco, guardate, non si gira più. Però poi se fa forza. Non lo so. Che dite, lo prendiamo? Ma sì, lo prendiamo. E lo mettiamo al posto di sta cagata qui. Che adesso vendiamo, tra l'altro. Armi.
il fragore delle ombre. Io pensavo fosse una ca... una... una... come cazzo si chiama? Una lancia nuova. Non pensavo fosse una cagata del genere. Ma dov'è che devo andare? Ah, ok, questa. Custode Geneva, questa è la ragazza che ha sconfitto i colossi. Straniera, sono stupito. E non mi stupisco facilmente. Come te la cavi con prede in carne e ossa? Nessuno si è mai lamentato. Ma è un uomo o una donna? Perché? Sono scappati 3 prigionieri pericolosi e i miei uomini devono rimettere gli altri in riga. Non sarebbe successo se ce ne fossimo occupati alla vecchia maniera. Ma abbiamo già percorso questa strada e guarda dove siamo arrivati. Qual è la vecchia maniera? Seppellirli fino al collo lasciandoli al giudizio del sole. Ottimo. Mi sembra che il giudizio sia già stato emesso. Nessuno di loro commetteva più crimini. Chi sono questi prigionieri pericolosi? 3 delle gabbie di isolamento. Non dispiacerti per loro. Hanno vissuto bene grazie al Re Sole. Il primo, Rasgrund, un creatrappole Oseram. Odia i Karja. È matto come un corsiero. Coinvolto in troppe esplosioni. O troppo poche. Poi c'è Ulia, una guerriera Tenakt. Ne hai mai sentito parlare? Che? Non credo. È un'altra tribù? Predoni, del sud. Sanguinari. Alcuni credono che siano cannibali, ma lei si dava da fare col rancio. E l'ultimo è Gavan, un traditore che vendeva armi agli esuli. Rispetto agli altri due non sembra così pericoloso. Ha fomentato una guerra civile, tutto solo per i frammenti. Una macchina è più sensibile. Ottimo. Conosci un cacciatore di nome Nil? Mi ha detto lui di questo posto. Nil? È così che si fa chiamare ora? Sta bene? Non direi proprio bene. È nato sotto un'ombra, ma non era come i macellai del Cerchio del Sole. Oltre alla lama aveva un cervello. Aveva onore. Vecchio stampo. Stando qui... è venuto in superficie. Quindi i Karja tengono i criminali in questo posto? Fin dalla liberazione. Li abbiamo avuti tutti, dai ladri ai vecchi gheppi del Re Folle Giran. Il Re Sole crede nel potere del cambiamento. E di sicuro, alcuni sono cambiati, come la pelle delle lucertole. Credevo che i criminali fossero uguali, perciò il Re Sole mi ha messo al comando di Rocca Pietra Sole. Così ho capito la differenza. Vabbè, troveremo i fuggitivi. Vuoi di nuovo prigionieri in gabbia? No, li voglio sottoterra. Ok. Dubito che ti lasceranno scelta. E poi il Re Sole gli ha già dato una possibilità. Ora hanno a che fare con me. C'è una taglia sulle loro teste. Ulia dei Tenakt, Rasgrund degli Oseram e il traditore, Gavan. Se ti aiutassi, vorrei un indizio. Dunque, quando Ulia ha invaso il dominio, era con i banditi della giungla. Dico che tornerà indietro. Abbiamo stanato Rasgrund alla mesa del Vespro, insieme alle sue bombe. E Gavan cercherà di fuggire attraverso il lago. Ci metto la mano sul fuoco. Vai a Chiarmercato. Va bene. Allora. Allora. Togliamo la missione cazzo del fragore delle ombre. Che ugualmente l'abbiamo pure tolto di mezzo. Rocca pietra sola. Pietra sole. Però queste sono di livello 15. Allora, siccome abbiamo anche delle commissioni a caccia per la loggia, per esempio, dobbiamo andare a consegnare i cofri ad Asis. Vediamo dove dobbiamo andare. Ovviamente dobbiamo andare a Meridiana. Noi andiamo qui. Ci siamo, ragazzi. Siamo a Meridiana. Andiamo a prendere una nostra guardia, o meglio, un nostro falco. Non l'uccello, non intendo quello. Riesco a prendere qualche modifica, ad esempio. Queste due, per esempio, queste verdi, che lo stesso non ce ne facciamo una sega. E poi risorse, vediamo un po', ecco.
scusate, Ecco qua. Altra cosa. Non è che possiamo fare lanciacorde, sacca per trappole, osso di volpe. Dobbiamo prendere una volpe. Niente. Niente. Questa è al massimo. Questa non mi interessa. Sacca delle trappole. Dai, lanciacorde, la usiamo. Fionda esplosiva sbatte niente. Fragore non ce l'abbiamo più. Va bene. Ok. Ovviamente spreca solo cavi questa cosa, lanciacorde. Abbiamo 4 punti abilità che useremo per questo colpo micidiale. Abbiamo un altro punto abilità che però ci terremo caro caro. Dobbiamo salire. Qui. Ok. Salve, sono tornato. Si levi. Salve, incoglionito. Sono qui per presentare trofei al falco d'oro della loggia. 3 secodonti, 2 razziatori e un inseguitore per sicurezza. Suppongo che ti abbia aiutato Talana. Li ho abbattuti da sola. Li accetterai? Bene, sì, li accetto. Ma di a Talana che dovrebbe smetterla di perdere tempo se vuole prendere fauci rosse. Vabbè. Abbiamo un punto abilità? No. Quale missione ci ha messo? Parla con Talana. Ok. Quando gli ho dato i trofei, Assis ha detto che dovresti usare il tuo tempo per trovare fauci rosse, non per aiutare me. Quello stolto non si sbaglia. Ma non c'è tempo per cercarlo ora. Aiuterai in altro modo. Oh. E in che modo? Ci vediamo fuori. Va bene. Seguiamola a sto punto. Vuoi dare una mano? Ecco, lei ha bisogno. Avanti, il Sadi. Vivo a sola luce, a nord-est. Sono fuggita per un soffio. Gli smerigli attaccano chi si avventura all'esterno. E tu perché ti sei avventurata? Abbiamo così pochi frammenti. Ci aiuti? Non sappiamo che fare. A volte i membri ricevono un onorario per la caccia. Questa avrebbe dovuto accettarla Assis, ma invece no. Il prezzo era troppo basso. Davvero generoso. In passato avrei chiesto a Tarkas di occuparsene. Che ne dici se ci pensiamo noi due? Ci vediamo a sola luce. E fauci rosse? Accetti o no? Va bene. Ci vediamo lì non appena possibile. Ok. Allora, vediamo un po' di che livello è. Ah, livello 12, quindi non ci vuole niente. Vediamo un po'. Quindi facciamo prima questa. Andiamo qui. No, scusate, errore mio. Da dove? Eccoli. Preso. Preso. Bene. E cazzo! Non lo prendo! Stai fermo! Vieni qua! Ah, gli posso fare l'override agli smerigli? Minchia, che botto ho preso. Ne arrivano altri. Da dove? Preso.
Ah, potevo fargli l'override, vabbè. Preso. Un uccello spaziale. Cazzo. Preso. Devo fare silenzio. Aloy, siamo sotto attacco. Non parlare di stronzate, per favore. Una domanda sorge spontanea. Se faccio così. Grande. Bene. Mi sa che abbiamo già finito. Utilissima sta cosa, raga. Perché non l'ho comprata prima? Acqua gelida non ne voglio. Perché la prendo? Vediamo che cos'è quello. Falò. Ok. Per il sole, la vittoria è nostra. Per il sole un cazzo. Ho ammazzato tutti io. Con questo dovremmo avere finito. Ottimo. Ma ne verranno altri. I soldati di Veglia del Mattino non ci provano più a combatterli. Devono essere attratti dalle carcasse che ho visto. Dovrei tornare, ma se altri dovessero attaccare... Penso io al villaggio. Va avanti. Non avevi detto di volerlo fare insieme? Puoi anche farlo da sola. Ah. Sì, perché ha visto in effetti la sportiveggianza. Io vado, Siamo a 300 metri dall'obiettivo. Ah, ragazzi, un po' di episodi fa trovammo un mucchio di carcasse di... come si chiama? Di celermorsi qui. Forse è per quello. Ho capito. A questo gioco hanno pensato veramente a tutto. Beh, senti, mi sono rotto i coglioni a camminare. Vieni, vieni. Ci arriviamo prima, raga. Oh, sì. Tacchino. Occhio. Vediamo se riesco a beccarli. Perlomeno a beccarne uno, così magari si attacca una vicenda. Ecco. Le modifiche alla mia lancia posso controllare gli smiriti. E ora lo controlliamo. Liscio. Cazzo è? Ma questo da dove è uscito? Non l'ho toccato. Che questo è morto. Preso. È pieno di carcasse e cerimorsi. Ovvio che gli smerigli fossero attirati qui. Ok.
Andiamo avanti. Vediamo un po' che cosa li attira. Da lassù i principianti lasciano tracce facili da seguire. Segui le tracce. Qui però abbiamo un rifugio di caccia, se non ho letto male. Non so. Non ho ben capito dove sia. Boh, vabbè. Comunque nel frattempo seguiamo le orme. Si è fatta sera di nuovo. Questa poi è la stessa strada che ho fatto quando ho trovato il tipo che succhia il sangue delle macchine. Vampiro, se così si può dire. Devono essere cacciatori di Celermorsi. Salve. Sono qui per conto del villaggio vicino. Sembra che la vostra mattanza stia attirando troppi smerigli. Ah beh, non sono gli unici ad avere guai. Dobbiamo ripagare un prestito con dei cuori di Celermorso. Se no perdiamo tutto. Quanto vi serve? Non ti seguo. Ho chiesto del denaro per comprare dei semi. Il raccolto è stato un disastro. E ora siamo in debito. Perderemo la fattoria, la casa. Mi dispiace davvero, ma gli smerigli attaccano la gente per quello che state facendo qui. Non mi importa. Nessuno di noi se ne andrà se non avrò quel che mi serve. Nessuno? Quanti cazzo sono? Non avrei pensato che fossimo solo in due, vero? Ne hai già preso uno? È impressionante. D'accordo. Ecco, eccovi il cuore. Ora manterrete la promessa? Quindi era una missione secondaria questa. Ora posso saldare. Dovevamo recuperare il cuore del Celermorso. Bene. Spero sia così. Ottimo. Ciao, zia. Ti faccio i miei complimenti. Volevo assicurarmi che ci riuscissi. Hai guardato tutto il tempo? Ma certo. Tarkas, che il sole lo illumini, mi ha insegnato molte cose. Primo, un falco non abbandona mai i suoi turdidi. Aspetta. Stai dicendo... Ah, ci ha preso sotto la sua ala. Che ne dici di cacciare macchine, vincere trofei e spodestare Assis? A me sta benissimo. Ci sto. Ci rivediamo alla loggia non appena mi libero. Bene, bene. Torna alla loggia dei cacciatori. E noi torneremo a Meridiana. Mi concedi un attimo, straniera? Di che cosa vorresti parlare? Tu sei una straniera, no? Un'avventuriera? A proposito, mi chiedevo se ti fossi imbattuta in un fiore molto... Altri boccioli crescono attorno con motivi incredibili. Queste meraviglie sfavillanti sono molto richieste dai clienti. Portamene alcuni e ti darò in cambio dei beni preziosi. Abbiamo trovato un mercante di fiori di metallo. Hai detto che eri un avventuriero? Esatto. I nobili di Meridiana decorano con fiori i loro giardini. E così uscivo con arco e lancia. Mi sono fatto un nome cercando i boccioli più selvaggi in natura. Nessun bandito macchina mi teneva lontano da quei petali. Poi cos'è successo? È arrivato l'amore. La mia dolce metà si agita quando esco. Così ora raccolgo fiori da chi non ha certi vincoli. Ne vale la pena? Essere così in gabbia? Ma certo. La libertà è dolce, ma l'abbraccio della mia bella Teradine lo è di più. Questi fiori di metallo, che cosa sono di preciso? Non si sa. Per scoprirne di più. Alcuni dicono che sono comparsi 20 anni fa, quando le macchine sono impazzite. Forse crescono dalle lacrime del sole, perché egli ha 1000 volti, sai? Beh, vabbè, sto solo. Un paziente, l'altro è iracondo. Beh, vabbè, stava dicendo cazzate. Parliamo di questo meraviglioso bottino.
Ok, possiamo aprire questa. Ok, ci mancano comunque pochi fiori di metallo in ogni caso. Ci vediamo presto, mia nobile Nora. Un nobile. Po' di colore migliora la vita di tutti. Insomma. Dai, parliamone insieme. Allora. Questo vende... Ma hai capito? Vabbè. Allora, vediamo un po' che cosa possiamo vendere. Acqua gelida. Come al solito ce la troviamo sempre in mezzo ai piedi. Cuore di colosso me lo tengo. Lente di cielo morso, via. Cornaguzze, manticerio. Ecco, questa la vendiamo. Inseguitore. Lucifumo, questo lo vendiamo. Poi ovviamente, ragazzi, se un giorno ne avremo bisogno li ricompriamo, non è che... vedi, questo per esempio, ne bastano due. Lente di cervavito, vetro del deserto, vedete, queste sono tutte cose che per ora non ci servono, per carità. Ce le teniamo un po'. Però tipo questa lente di cervavito non ci serve. Lente di corsiero. Guardate quante lenti di corsiero abbiamo. Non servono. Treccia luminosa. Questa via. Questa via. Ce ne teniamo solo 5. Anzi 10. Perché è inutile averne così tante. Vabbè, il resto... No, questo no. Via. Il resto ci serve. Andiamo. Cosa facciamo? Nella loggia, ragazzi. Andiamo a parlare con... Aspettate un attimo. Non l'avevo vista. Ma qui si può salire? No. Talana, è sempre un piacere. Vedo che hai il tuo animaletto. Salute, Falcodoro. Prendo Aloide e Nora sotto la mia ala per introdurla nella loggia dei cacciatori. No, ma guardala. È una stracciona, una selvaggia. È troppo anche per te, Talana. Ha soddisfatto tutti i requisiti e il Re Sole Avad ha sancito che la loggia fosse aperta a tutti. E per la cronaca ho già parlato con Re Sole. La parola del Re Sole è legge, certo. Anche se porterà questa loggia alla rovina, e così sia. Vuoi tu, Aloide Inora, giurare di agire giustamente e nobilmente per servire la loggia nei giorni che verranno? Sì. Membri della loggia, anche se Tarkas è ancora caldo, vi presento Aloide Inora, membro e turdido. Come rispondete voi? Per la caccia! Una... Ma non c'è nessuno qui dentro. Bah. Mentre tu fai dei gesti senza senso, io cercherò fauci rosse. E spero che te magni. Ah, dobbiamo parlare ancora con Talana. Bene. Questo è un bel giorno. Cos'è fauci rosse? Puoi saperlo? È un divoratuono, l'hai già sentito. Un divoratuono segnato da anni di lotte. Dicono che porti i segni di decine di cacciatori sulla sua corazza. Quanti ne abbia schiacciati sui suoi passi, nessuno lo sa. Se un membro va a caccia e non torna più, molto spesso è colpa sua. Ottimo. Ma per me è solo una leggenda. È l'unica macchina in grado di spodestare Assis. Il mio mentore c'era quasi, ma... non ce l'ha fatta. Mi dispiace. Tarkas mi ha sostenuto per lealtà alla mia famiglia. Era il mio legame con loro, oltre alla loggia dei cacciatori. Devo spodestare Assis. Va bene. Io ho un motivo per odiare Assis. E tu? La mia famiglia ha sempre fatto parte della loggia. Mio padre e mio fratello erano falchi. Assis ha vanificato il loro sacrificio. Quale sacrificio? Dovrebbero onorarli. Sono morti nel massacro. Ma Assis non permette a nessuno di parlarne.
Come ha fatto la tua famiglia a entrare nella loggia? Le nobili casate Karja inviano figli alla loggia da generazioni. Come ennesima affermazione di potere sulla gente comune. Ottimo. Vorrei cambiare le cose. Vorrei che il valore non si basasse solo sulla nascita. Non appena sentono il mio nome, tutti credono di conoscermi. Lo detesto. Ti capisco. Per tutta la vita sono vissuta da emarginata dei Nora. Sarebbero stati i primi a dire che non ero una di loro. Eppure quando esco dalle terre sacre tutti mi chiamano Aloy dei Nora. Dovrei essere Aloy malgrado i Nora. Questa è stata bellissima, ragazzi. Sentiamo che cos'è il massacro. Nel massacro, la paranoia di Re Giran non aveva limiti. Ha spedito migliaia di innocenti nel cerchio del sole. Quando i falchi gli chiesero di fermare la mattanza, gettò nel cerchio anche loro. Ecco. Le macchine attaccarono i condannati. I falchi andarono nel cerchio per difenderli. E mio padre e mio fratello erano tra loro. Mi dispiace. Che cos'è il cerchio di sole? Nel cerchio del sole? Sono morti combattendo. Se vuoi sapere la storia, Ligan può dirti di più. L'ha vista con i suoi occhi. Io no. La mattina del massacro, mio padre mi disse di aspettarlo fuori dalla città. Mi raccontò che stavano escogitando una fuga. L'ho attesi per ore, finché non ricevetti un suo messaggio. Dovevo lasciare la città. Così scappai, invece di combattere con mio padre. Non voleva che morissi con loro. E non voleva che fossero dimenticati. Specialmente dall'uomo che ha beneficiato delle loro morti, Assis. E adesso? Ora sei un turdido. Devi migliorare la tua reputazione. Perché non cacci un Avis Tempesta e un Divoratuono? Ah. Vuoi che vada a caccia di trofei? Non sei un turdido qualsiasi. Devi farmi fare bella figura. Che mi dici di Fauci Rosse? Lo troverò. Quando accadrà, voglio che tu sia con me. Va bene. Allora, vediamo di che livello è questa missione. Aspettate. Ecco, livello 18. Direi di fare questa. Allora, però ragazzi, la faremo nel prossimo episodio. Noi per ora ci lasciamo qui. Ci vediamo nel prossimo episodio. Nel frattempo faccio un viaggetto rapido verso l'Avis Tempesta. Un bacione.